Hello friends! Amici, buongiorno! Allora, ieri ho scoperto questa pettinatura che in realtà avevo visto un sacco di volte su delle ragazze africane che facevano dei video su Instagram e non è per niente una coda, perché è tipo un filo che tiene i capelli in alto ma non raccolti, infatti, oddio, infatti tipo sono abbastanza liberi. E poi c'è una fascia che tiene tutto e amo questa pettinatura, penso che sia la mia pettinatura preferita e la terrò sempre. E a parte questo, praticamente ho stamattina scoperto questo, cioè un cappotto che io avevo regalato a mia madre, ma non avevo pensato che mi stesse così bene, quindi oggi glielo rubo. In ogni caso, domani ho un orale e oggi sono a Catanzaro, ovviamente è domenica. E pomeriggio parto per Cosenza con un mio amico, meno male, grazie, perché sennò avrei dovuto prendere il pullman, invece no. E poi dormo appunto in casa mia a Cosenza e il giorno dopo, cioè domani, lunedì, 4 marzo, 4 o 3, vabbè, ho l'orale. Sto prendendo l'ascensore e sono uscita tipo senza zaini, senza niente. E sto andando a farmi una passeggiata con un mio amico. Che in realtà è mio amico da quando siamo nati e niente, ci stiamo andando a fare una passeggiata perché lui studia a Bologna e è tornato da un po' di giorni e quindi stiamo uscendo per farci una passeggiata, anche perché Romolo sta poco bene, se no sarebbe venuto anche lui, però ha un problemino all'occhio e insomma non può venire. E niente, adesso ve lo faccio conoscere, anche se in realtà lo conoscete perché sul canale c'è stato spesso. Scusa. No, allora, per favore, adesso un'età, il mio canale è diventato serio. Sì, vabbè, ok. Andiamo, mi fa male il culo. Ok. Ah, non so dove vi sta portando. Marina è invecchiata, signori. Marina è invecchiata. Ciao, sono una brutta copia di Paolo Escobar. Oh, rimbomba tutto. Ciao. No, però mi sa che la te la stai tenendo troppo verso l'alto. Si vedrà il cielo e non tu. No, si vede. Mi vedo nel reflessino. Se lo dici tu. Ma piove. Interessante. Sto cercando di capire come funziona questa macchina. Un attimo. Sì. Sopra ci sono altri tre piani e anche sotto. Ma da dove ci si arriva che non ci sono scale? Andiamo a vedere. Ci arrampichiamo sulla gru. Allora, io non sono venuto qui per morire. Ottimo modo per rimanere silenziosi. Si può cantare tipo una canzone. Guarda l'immensità della natura, cosa ci ha regalato oggi. Questi si chiamano succameli. Sono tornato a casa per mangiare. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Ciao amici, così vestita come una, non lo so. Sto scendendo perché c'è arrivato Antonio e andiamo a Cosenza. Sono arrivata e ora devo cenare e Antonio cena qui. In realtà sono arrivato un bel po' di tempo fa. Non trovo l'aglio. E questo è il punto del video in cui devi dire che buon profumo. Penso sarà proprio un piatto perfetto. Che buon. Dai. Dai, mi aiuti a trovare l'aglio. Ah, dobbiamo finire di condire. Ok, adesso finiamo di condire l'insalata. Cotto e è mangiato. Frullato e buttato. Di sicuro. Ci sono andati 8 kg d'olio. Ecco, adesso arriva il pezzo forte. Andiamo, a parte gli scherzi, te l'aspettavi che fossi così brava? Dai, ma guarda che bello. Mangiamo. Ecco chi era il problema. Ragazzi miei, non so se ero a fuoco o meno. Ho accompagnato adesso Antonio alla porta, che mi ha molto pazientemente ascoltato mentre gli ripetevo in inglese, quindi 100 punti ad Antonio. E in più ha lavato pure tutti i piatti, quindi in ogni caso abbiamo finito di mangiare, gli ho ripetuto in inglese e adesso io vado a dormire. Il mio letto e il mio meraviglioso cane mi aspettano. In ogni caso domani ho l'orale di inglese
e le cose sono ardue, perché vi spiego, in realtà l'orale non è molto un problema, il problema è che non so ancora con quanto ho passato lo scritto, perché lei ti dice l'hai passato ma non ti dice con quanto e te lo dice domani all'esame, quindi in pratica allo scritto puoi prendere massimo 27 e all'orale massimo 3 oppure 0 se fai proprio schifo e confermare il voto dello scritto, in modo tale che se fai il massimo in tutto prendi 30, se fai il minimo in tutto prendi 18. Il punto è che l'orale non è per niente un livello alto, dura poco, è tranquillo, quindi io spero di poter prendere 3, se non 3 comunque 2 lo prendo. Il problema è lo scritto, perché Antonio fino ad adesso mi ha detto che secondo lui il numero giusto è 27. Raga, se prendo 27 faccio una festa da ora fino al 2059, non lo so davvero, se prendo 26 sono non felice di più, ma anche se prendo 25 va benissimo, sotto mi incazzo e lo rifiuto, perché comunque l'inglese è una cosa che diciamo non ho difficoltà, anche se questo esame è molto 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 difficile perché appunto inglese è scientifico. In ogni caso domani faccio l'orale, quindi mi devo svegliare presto, motivo per cui io andrò a dormire, quindi vi saluto. Ci vediamo domani mattina per continuare il 24 ore con me. Ciao! Amici, buongiorno. Mi sono appena svegliata, sono le 7:30 e beh, sto dormendo, quindi non posso parlare ad alta voce. Ah, se mi state chiedendo il motivo per cui ieri a cena non c'erano le mie due coccoline, è perché Bess era a cena fuori, mentre Maria Grazia è scesa a casa sua perché era il compleanno della mamma, quindi sale domani poi qui di nuovo. E niente, io adesso vado a fare colazione, mi rendo, diciamo, presentabile perché non lo sono per niente. Poi ci rivediamo qui. Amici, mi sono dato una sistemata, ho i capelli tipo una specie di coda e mi sono messa per l'esame orale questa maglia in cui c'è scritto io voglio, io posso. Aggiungerei prendere un voto dal 25 in su. E l'esame è alle 11 però, lezione alle 9. Beh, non si è ancora svegliata quindi parlo così. E niente, vado. Ci ho visto perché si aspettava che tutti a ricerca il nostro pallone capannetta, invece no, da far gangettire. Raga, sono appena uscita. Si sta registrando. No. Dai Rosy, adesso presentati. Ciao, sono Rosy, ho 20 anni, ho un cane bellissimo di nome Cora e la mia passione principale è danza. Rosy, adesso dovremmo raccontare quello che abbiamo fatto in questo momento in cui non ho, in queste ore in cui non ho filmato. Abbiamo mangiato come porci. Sintesi della mia vita, non della mia giornata. Secondo me qua c'è una luce bellissima. Sembra la Madonna illuminata dalla luce di Dio. Perché dove stiamo andando adesso? La relazione più noiosa dell'universo alle 3:30. Ma l'abbiamo fatta ancora. Vabbè, ma già il fatto che alle 3:30 è noiosa. Allora, stiamo andando alla prima lezione del semestre di ecologia. Però è alle 3:30. Io non lo so. Facciamo un po' di drama. Leida. È arrivata la professoressa. È arrivata. Le mani. 24 hours later. Ragazzi, sono appena tornata a casa dopo 1000 ore di lezione. Ho dato un esame orale, ho mangiato al Mac, sono stanca. Sarei dovuto uscire stasera, ma in realtà penso che mi cucinerò qualcosa e andrò a letto, se non andrò a letto direttamente, perché sono stanchissima e Bess è uscita perché è andata al lavoro. Maria Grazia, appunto, come avevo già detto, tornerà domani, quindi sono sola in casa adesso e sono distrutta, davvero sono stanchissima, oggi è stato un super giorno stancante, quindi tutto ciò che voglio adesso è andare a dormire. In ogni caso, io sono molto contenta che, insomma, si è riuscita a registrare quasi tutto quello che ho fatto, perché non ho registrato mentre ho mangiato al Mac e a lezione, ma perché a lezione in realtà non si può, quindi sono giustificata. E io spero che questo 24 ore con me, 35, 36, non so quanto è stato, vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio, ci vediamo come sempre su questo canale per un nuovo video. Ciao! We'll
Savannah.